Eccoci, saluti, benvenute. Grazie. Iniziamo col nostro yom-yom che mi ero preparata, corto oggi, ma intenso. Dice: l'astenerci dal derivare piacere nel pieno senso da questo mondo è solo una buona preparazione al servizio. Quando si dice servizio si intende la vodata Hashem, il servizio divino. Il servizio in sé è il trasformare la materialità in un veicolo per il divino. Come dire, il nostro lavoro è quello di non farci assorbire e prendere dai piaceri del mondo in sé, ma questo non vuol dire che la nostra religione ci induce a allontanarci dal mondo, ci induce a allontanarci dal pensiero che tutta la nostra gioia e piacere arriva dalla materialità. Ma ci fa capire che il nostro servizio è quello di prendere, usare sì la materialità, ma per farla diventare un veicolo per il divino. E con questo abbiamo letto il nostro Yom Yom e partiamo. Allora, dobbiamo dire che per le persone che sentono dall'Italia, per un po' di tempo saremo sfasati, per cui le altre persone potranno decidere se non partecipare, sentirsi per conto loro la lezione astiana prima e poi cioè continuarsi, oppure se rovinarsi la suspense e sentire in diretta quella che per loro della settimana dopo, a ognuno la scelta. Mi spiacerà non vedere delle persone, però capisco che confonde, possa confondere un po' sentire. Non mi ricordo fino a che punto andremo avanti, spero che prima di Sì, hanno riuscirci detto i ci Shalveam, salveranno. Sentite Ecco, Eh sì, ci era lui che lo riuniremo diceva, tra finestra. poco. Però Sentite pure. oggi parlare della parasha, che non è per le italiane, ma per noi è Shelach, è una parasha che ci dà modo di vedere delle cose che sono talmente fondamentali per noi, che è appassionante entrarci. Sono cose che in parte abbiamo detto in passato, ma qui veramente si propongono in un modo che ci danno una visione abbastanza chiara e diretta. Questa forse è Margaret, Bezrat Hashem. E allora vediamo questa parasha. Sappiamo che è una parasha che, a differenza di altre, per la maggior parte del tempo tratta un solo tema, di un romanzo che vai avanti a leggere tu, mentre in altre passate si vedono trattati temi differenti continuamente. Cosa che ci dà anche un po' il sapore del fatto che di fatto tutta la Torah è unita e esprime una cosa sola, anche solo il fatto che ogni Shabbat noi leggiamo la Parashah Mincha, già cominciamo quella dopo, non è un caso, vuol dire c'è sempre qualcosa che si ritrova e unisce anche nel contenuto tutto quanto. In questa Parashah proprio si vede l'unione di tutto, ma è una Parashah molto molto di base. È una Parashah dove vengono mandate delle persone, quindi anche solo sul concetto di mandare, noi tutti siamo degli shluchim, degli emissari, però qui questo mandare delle persone apparentemente ha creato dei problemi non indifferenti, tanto che se da allora abbiamo avuto il sapore di che cos'è il Tisha B'Av, tutto quanto è cominciato lì. I pianti successivi delle generazioni hanno origine dal pianto di quella volta lì. Ciao Margherita, benvenuta. In cui il popolo ha pianto per niente, senza motivo, ma noi andiamo a capire poi perché hanno pensato fosse bene piangere, ma cosa tutto questo viene a dire a noi. Il fatto che Mosè abbia mandato degli uomini a perlustrare, ad esplorare, non si può neanche dire spiare, perché delle spie vanno di nascosto, non si racconta nessuno, nessuno sa chi sono,
non si fanno vedere qui tutti quanti, Plotone, tutti in mezzo, grande festa, tutto il popolo ebraico sa che vanno, sanno chi sono, persone importanti, vanno lì tutti quanti insieme, Anniversario. non si nascondono per nulla, per cui è tutta un'altra missione che quella di spiare, quindi va capita. Però vediamo anche che il risultato è stato, come vediamo, la catastrofe di 40 anni passati poi nel deserto. E i Tisha B'Av, come vi ho detto, a seguire che prendono l'origine da lì, uno può arrivare a dire: oh, un momento, un momento, Mosè stavolta ha sbagliato. E perché può anche dirlo? Perché in fondo non gliel'ha neanche comandato a Kadosh Baruch Hu. Cioè, da tutte le spiegazioni che ti vengono date, Hashem l'ha lasciato libero di scegliere. Quindi Mosè ha scelto. E vediamo, come sempre, le spiegazioni che riusciamo a avere, dove capiamo che Mosè non ha sbagliato, Mosè non sbaglia, ed è importante capire quanto per noi è valida l'istruzione di mandare degli uomini a perlustrare, ma quella la vedremo verso la fine. Ora, abbiamo visto quindi che questi uomini che sono stati mandati non erano delle spie, erano dei turisti. Ci ricordiamo sempre come il simbolo del turismo qui in Israele è proprio gli uomini che Sì. trasportano il grappolone d'uva. Però, appunto, cosa fanno questi uomini che vengono mandati a visitare, a vedere, a esplorare? E perché sono stati mandati? Proprio perché tornino e portino i frutti della terra e raccontino con entusiasmo quanto veramente buona questa terra, guardate che frutti. E quindi creare un entusiasmo nel popolo, un desiderio di entrare nella terra che ci è stata promessa. E invece questi tornano e riferiscono sì la verità, non è che non riferiscono la verità, soltanto che poi traggono delle conclusioni, cosa che nessuno ha loro chiesto, ma in queste conclusioni arrivano a dire che con tutti i nemici così forti che popolano questo paese, tra i quali ci sono anche dei giganti, vengono a dire una frase che può essere interpretata anche come che questo popolo è più forte di lui. Di lui si intende di Akadosh Baruch Hu. E qui uno resta perplesso perché dice, insomma, capi di tribù, persone spiritualmente elevate, che hanno visto fino al giorno prima miracoli di tutto e di tutti i tipi, dal passaggio al Mar Rosso alla manna che gli arriva ogni giorno davanti alla porta. E come arrivano a esprimersi così, a dire che questi nemici sono più forti di Akadosh Baruch Hu? Ma anche per questo c'è una spiegazione. Abbiamo detto negli anni precedenti, la spiegazione è che noi sappiamo, loro sapevano che entrando nella terra di Israele le cose dovevano cambiare. Vuol dire che tutto l'andamento miracoloso, il vivere sopra la natura che esisteva nel deserto, a quel punto sarebbe terminato, ma non terminato nel fatto che allora la vita diventa solamente più difficile, ci tocca arare tutto, ma si passa a un compito diverso, il nostro compito veramente, che è quello di fare per Akadosh Baruch Hu una dimora qui di questo mondo, quindi di usare, di trattare il mondo dentro le regole della natura, e proprio questo mondo, così com'è limitato, che funziona con le regole della natura, questo elevarlo alla santità, crearlo e fare di questo una dimora per Dio. Però qual è stato allora a quel punto il loro ragionamento? Che se Dio si aspetta che lì noi operiamo dal basso, tenendo conto delle regole della natura e non contando più sul fatto che Hashem ci viene, ci prende e fa miracoli che sconvolgono tutte le regole, secondo le regole della natura, i giganti noi non li vinciamo. Dire che è più forte di lui è che se Dio stesso decide che bisogna andare per le vie della natura, a quel punto i giganti non li si vincono e il nemico non lo si vince. Questo
Questo è stato il loro ragionamento. E quindi anche la difficoltà di concepire un diverso tipo di miracolo, che è il miracolo che si veste dalla natura, il miracolo per cui noi operiamo in modo tale che riveliamo che facciamo sì che la natura stessa si comporti secondo la volontà di Dio e faccia riuscire le cose. Cioè, quante volte noi vediamo che quando siamo nella direzione giusta, tutto un tratto qualcosa di insormontabile cambia la natura stessa delle cose e fa in modo che qualcosa che sembrava impossibile, tutto un tratto diventa possibile. Ma questo in genere è un risultato di un nostro lavoro, di un nostro sforzo. Allora Dio dà l'ok al miracolo dentro la natura. Però loro non erano così addentro all'idea, per loro era molto più bianco o nero: o si vive dentro la natura facendo la volontà di Hashem, o si vive come erano nel deserto, dove tutto era servito e noi dovevamo stare vicino a Moshe Rabbeinu, studiare Torah e basta. La domanda però adesso arriva: cosa c'entra tutto questo con noi? Giusto? Ok, allora avviciniamoci a capire questo. Quando si parla della terra di Israele, non si parla soltanto della terra di Israele, ma si parla di Eretz Chefetz, la terra che noi siamo. Dentro di noi c'è la terra dove Dio vuole venire ad abitare, quindi siamo noi. Le sette nazioni, chi sono? Sono i nostri sette Sheva Midot, ma quelle non buone, non quelle divine, quelle della nostra anima animale, quelle che ci intralciano ogni passo, ci rendono la vita difficile perché ognuno, come le sette nazioni, ognuno fa quello che vuole con la legge del momento, la legge del più Sono i forte sette vince. giganti. Sono i giganti, sono le nazioni, cioè dentro di noi ci sono tutte le nazioni e appunto ognuno. Ognuno comanda con la testa sua. Quali Le sono queste sette Midot? sette Midot, gli attributi, Negative? sono le Sono stesse negative? delle altre, solamente sono utilizzate dall'anima animale invece che Ah, ok. dall'anima divina. Sono i nostri attributi emozionali nelle mani e nel potere dell'anima animale. Ora, quindi a questo punto, se noi dobbiamo continuare a portare avanti il paragone, diciamo che a noi cosa sta a fare? Il conquistare che cosa? Le nostre sette nazioni dentro. E come? Cosa vuol dire questo in pratica? Perché spesso questi nemici dentro di noi, a noi ci sembrano dei giganti, troppo forti. Troppo difficile cambiare. Dopo la fine vi racconto una, te l'ho già raccontata a te, una storia personale che proprio mi ha scosso molto in questo senso. E ci portano a dire, non so, do un'occhiata alla faccenda, ma no, 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 Ce la non ce la posso fare. E il non ce la posso fare è un po' come dire quando io so che in ogni cosa che io faccio, cerco la direzione giusta in questo mondo, metto il mio sforzo, ma so che il risultato non dipende da me. Per cui ogni cosa nella quale io riesco, riesco solamente perché Dio mi aiuta. Nel momento in cui io dico che non ce la posso fare, in quel momento io sto dicendo. Magari aspettiamo un attimo che ti No, mi riprendi. sa che lamenta. Ah, Sì, perché è una cosa allergica. ok. Ah, oh. Sì, perché come così. Purtroppo mi è venuta l'improvviso, siccome lamenta, ok. Bevi un attimo. Allora, questo è il paradosso e questo è da capire bene. Ogni volta che io dico, vedo dentro com'è la situazione, sento la difficoltà, vedo che sarebbe giusto, ma non ce la faccio, e io dico, non ce la faccio,
momento io sto dicendo che questo gigante che non riesco a smuovere è più forte di Akadosh Baruch Hu, perché non mi ricordo che Akadosh Baruch Hu mi aiuta quando io faccio il mio sforzo, Akadosh Baruch Hu mi fa riuscire e mi aiuta. Per cui io sto dicendo è più forte di lui e questo è un po' un problema. Quindi ricordiamocelo, credo che sia un buon aiuto ricordarci di questo al momento giusto. Ora, qui, secondo il titolo che ho dato anche alla lezione, si arriva prima, per arrivare a capire il tutto, a toccare un tasto sensibile che oggi andremo anche ad estremizzare. E una volta che lo capiamo, penso che ci sarà molto utile, però qui sta facendo un po' di problemi non so se l'internet o cosa, ha sentito che voglio trattare un tasto Importante. delicato, comincio a fare delle cose strane, speriamo, calmati, vedrai che Non va tocchiamo tutto nessun bene. tasto. Ok. Ok, allora, si tratta di un principio fondamentale, che ci fa capire qual è il nostro compito qui, ma che noi tendiamo non soltanto a non vedere, ma anche a non voler vedere. E cos'è questo? Se io vi dico, faccio l'affermazione, noi siamo un popolo di conquistatori, cosa vi viene fuori come reazione? Noi siamo un popolo di conquistatori. Conquistatori. Dominiamo. E fai buh, non si fa, non si deve. E questa cosa è talmente radicata del buh, non si fa, non si deve, che non è solamente, se vogliamo fare un paragone con la politica, non è solamente la sinistra che ti viene a dire brutti che avete conquistato, eccetera, ma la destra stessa, cioè chi dovrebbe difendere la posizione giusta, la difende non nella maniera giusta. Perché cosa viene a dire? Praticamente ti fa capire che sì, è vero, se fossimo conquistatori sarebbe proprio una vergogna, ma noi non siamo conquistatori perché chi vive nella propria terra non è un conquistatore. E allora c'è tutta la spiegazione di come la terra è nostra, eccetera, va benissimo, è nostra, ma non si può negare la realtà. E questa terra non era nostra e noi l'abbiamo conquistata. Non stiamo parlando adesso né del Del 67 né del 67. 48. Parliamo di Yoshua che è entrato nella terra di Israele e ha sterminato le nazioni e ha conquistato, con la forza ha conquistato la terra. Quindi intanto dobbiamo cominciare a far pace con questo fatto della conquista e riusciremo a far pace con questo concetto quando lo capiremo, perché oggi andiamo a capire più a fondo cosa vuol dire conquista, però intanto dobbiamo renderci conto che finché non accettiamo e non capiamo la bontà di questa cosa, che è la volontà divina, perché tutta la conquista è stata fatta perché Dio ci ha detto di fare questo, quindi se ce l'ha detto aveva uno scopo molto preciso, molto generale, molto vasto e grande, finché noi invece scantoniamo, ci vergogniamo e pensiamo che non è una cosa giusta, tutto questo spiega assolutamente, non è più ovvia, il perché le nazioni prendono la forza di venirci a dire quanto noi siamo cattivi perché abbiamo mandato via popolazioni, anche se poi attualmente è una bugia, non esiste quello che stanno dicendo, attualmente è una bugia, ma il fatto stesso, ma noi non è che rispondiamo. Cerchiamo di rispondere solo in questo senso, ma adesso è una bugia perché noi non Ma siamo perché nessuno manderà conquistatori, nessuno perché noi via non dalla sua terra. manderemo mai nessuno via dalla sua terra. Cioè, quando noi rispondiamo in questo modo, diamo tutta la forza al nemico che è fuori di noi, compreso al nemico che è Nostro. dentro di noi, di sostenere questa cosa che è
non è quella vera, non è la volontà di essere. Ma adesso quando entreremo dentro a capire, vedremo che i nostri animi si No, calmeranno. ma poi è interessante quello che dici, perché così noi ci mettiamo nella posizione di vittime. Certo, no, Sì, non no, di di vittime, vittime, sì, ma di quelle lì ma che, ah, io sono no, ma buona, perché io la sono porto? Sì, io non sono cattiva, io non sono io sono. conquistatrice, perché conquisto tutte le Invece no, c'è tutto cose sbagliate. dentro di noi. Adamo ed Eva sono stati mandati fuori dal Ganeden con l'istruzione e il comando di andare a prosciugare e conquistare il mondo. Ma Quindi la conquista è stata già data dall'inizio, cioè, comunque. questa è stata, ma Però noi, dobbiamo capirla. ma non siamo più, per 2000 anni non siamo conquistatori, siamo sempre quelli che vogliamo essere buoni Ecco, che dobbiamo non ci, tornare a essere e pensando che conquistatori. Bezrat Hashem ci vorranno bene, non ci vogliono come fiori. Esatto, ecco, ma Quella cosa qua nessuno non mi ci vuole piace, bene quando noi, anzi, finché noi ci però vergogniamo di sì, quello che è una dobbiamo posizione fare. in cui ci Ci mettiamo noi, esattamente. diciamo che non ci prendiamo le responsabilità di quello che abbiamo Non fatto, un po', quello no? che abbiamo fatto è della giustizia di quello che abbiamo fatto. Adesso Sì, andiamo a capire la perché giustizia c'è di quello. ordinato È la un nostra compito cuore. che poi vi torna bene per Ma tutto quando il torna lì mondo, così, le ci vanno nazioni così comprese. poi. Però andiamo Cioè, avanti a capire quando passo la per vita. passo. Adesso si Quindi cambia, perché poi. noi ricordiamoci, la terra era di Canaan, non era Eretz Israele. Noi l'abbiamo conquistata, li abbiamo scacciati dalle loro case. E cosa abbiamo trovato nelle loro case? Nascosti Il dentro i tesoro. muri abbiamo trovato dei tesori. Questi tesori nella nostra lezione torneranno fuori perché verranno a spiegare molte cose, questi tesori. Ora, quindi è chiaro che se Dio ci ha comandato di fare questo è perché è una parte importante della nostra identità, del nostro significato, scopo, ruolo, compito qui. Ma perché? Allora, la nostra tendenza è a reagire, ma non poteva andare tutto per via pacifica, non Sì, potevano evitare di farci fare queste certo. cose poco carine, senza dover prendere un ruolo che suscita rifiuto, non tanto da parte degli altri, anche da parte nostra. Quindi capirlo ci aiuterà a superare completamente il rifiuto e a fare di tutto per realizzare la nostra missione, per realizzare lo Molto scopo. Ora, allora. Il nostro rifiuto va superato perché, interessante. come abbiamo detto, è esso che va a rafforzare il nemico. È il mondo che grida contro di noi, proprio come risulta dal fatto che noi che questo viene fuori dal fatto che noi stessi gridiamo dentro di noi, contro di noi, invece di ergerci sicuri di quelli che stiamo facendo. Quindi adesso raggiungiamo questa certezza. E Scusa, partiamo. Sì. scusami se ti interrompo, però è importante per me questa cosa, è molto interessante. Cioè, se noi vediamo l'esempio di Amalek, Hashem ci aveva detto Finirlo di tutto. finire, no? Sì. Brutto dirlo, ma è. E non è stato fatto per questo, chiamiamolo buonismo, no? Che uno dice, ci troviamo come ci troviamo, mi sbaglio o è Sì, cioè collegabile la cosa? il perché non abbiamo fatto una cosa viene sempre, uno la spiega sempre in situazione positiva perché pensavo che era questo, Non era invece non sei, giusto. eccetera. Però ogni volta che io metto il mio ragionamento, invece di annullarmi davanti alla volontà di Hashem e credere che la volontà di Hashem sa quello che fa Esatto. e quello che ci dice, e che solo facendolo poi si rivelerà anche dentro di Anche me se non ci piace. la consapevolezza della bontà della cosa, a un certo punto arriverà a essere chiara anche noi la cosa. Lo vedo che è collegato, cioè è come dire che a noi ci sembra una cosa brutta essere conquistatori, così come ci è sembrato brutto essere lì e distruggere Amalek, e invece di ascoltare Kadosh Baruch Hu e Ascoltiamo la basta. nostra testa. Cosa ci dice Esatto, la nostra perché testa? nella nostra logica Ecco, è e la brutto nostra fare una testa cosa alla fine del genere. da chi è influenzata? Dalla nostra anima animale, dalle 7 nazioni che abbiamo dentro Che ci e fa alla fine. credere che siamo buoni, ma invece non è bontà, è mancanza di munafor. Che bontà. Adesso arriviamo Ok. un po' dentro a capire, per capire si parte sempre dall'inizio. Quindi arriviamo a Bereshit e tutti si ricordano cosa dice Rashi. Rashi racconta e spiega che viene detto che la cosa più giusta, normale, sarebbe stata per la Torah iniziare
dal primo precetto che è stato dato al popolo di Israele in quanto popolo, che è quello che riguarda la santificazione del mese, Rosh Chodesh, invece, perché comincia da Bereshit, visto che non è un libro di storia, non è un libro che ti racconti, devi raccontare per forza, è un libro che ti vuole dare le leggi, l'insegnamento delle leggi. Quindi ti viene detto che affinché un giorno, se vengono le nazioni a dirti voi brutti ladroni che vi siete appropriati di terre che non erano vostre, noi possiamo avere la risposta da dare. Qual è la risposta? Tutta la terra appartiene ad HaKadosh Baruch Hu, lui, la sua volontà è stata di darla prima alle nazioni. E poi la sua volontà è stata quella di toglierle a loro e darla a noi. Questo è quello che ti viene detto. Ora, uno comunque si dice, ma per una cosa così, per la preoccupazione di cosa avranno da dire i goyim, che noi dobbiamo avere una risposta, si cambia tutto l'ordine della Torah. Quindi qui ci deve essere qualcosa di veramente fondamentale. E qui cominciamo ad arrivare a qualcosa che ci tocca già molto più da vicino. Perché quando i goyim arrivano con quello che loro hanno da dire, si basano su qualcosa che sembra essere piuttosto reale. E quando vengono a dire, ragazzi, voi siete venuti a conquistare un posto che non vi apparteneva, apparteneva prima qualcun altro. Cosa vuol dire? Che questa è la stessa discussione che si svolge dentro di noi. In che senso? Cosa pretendono di dire le nazioni? Quello che la nostra anima animale dentro pretende di dire, la stessa cosa. I nostri attributi malvagi cosa pretendono, cosa dicono? Dico, oh, scusa, ma qui c'eravamo prima noi, eh? Noi abbiamo il diritto. Quando noi nasciamo, quando Dio ci ha creato con tutto il pacchetto intero di tutte le nostre emozioni negative, tutti i nostri attributi negativi. L'anima divina, se si studia il Tanya, si vede che poi viene fatta entrare dopo. Quindi i primi che lì hanno il potere apparentemente, è questa parte qui. Quindi quando dentro di noi io vado a dire no, adesso bisogna fare un nuovo ordine, adesso bisogna tornare a Becciuvà, adesso bisogna cominciare, questo non si può più fare così, questo non si può più fare così, si alzano le nazioni e dicono oh, momento, 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 perché dovremmo adesso cominciare a fare questa fatica, cambiare Ben tutto, cose, arrivato. tu sei appena arrivato, noi eravamo già qua, ma chi ha detto che... E dentro di noi questa cosa succede. Ora, Kherashi, però qui si propongono altre domande, perché da Rashi possiamo capire che la terra appartiene a Dio e quindi Dio decide a chi la vuole dare. Ma perché? Come dire, se uno potesse fare, dire, Hashem, posso farti una domanda, scusa, ma perché la tua volontà è stata di darla prima a loro? Certo. Perché si sono complicate le cose? Perché l'hai data prima a loro? Semplice domanda. E questo, riferito a noi, è come dire perché siamo venuti al mondo, perché ci hai creato così, con questi building, questi sette attributi che ci incasinano la vita. Perché ci hai fatto, come dire, perché ci hai fatto tfukim, perché ci hai fatto male. Che se uno fa l'esempio, dico perché a me personalmente mi hai fatto con... Non so se in italiano si dice la stessa cosa, con la miccia troppo corta, cioè che esplodo e mi arrabbio facilmente, che non ho pazienza, che tutte le nostre emozioni negative, che ognuno Sì. conosce le sue, perché mi hai fatto così? Cioè, nella mia natura io funziono in questa maniera, perché mi hai già messo qui con tutto questo dentro? Certo. Perché?
E trovare una risposta a questo ci veramente ci aiuterà tantissimo a capire cosa siamo qui a fare. Si può dire che una delle ragioni per cui Hashem ha voluto dare la terra prima a loro, quindi prima al nostro mondo incasinato dentro, alla nostra anima animale, è per loro che troviamo nei muri delle case, eh? Dopo la conquista. Qui c'è la risposta e vediamo di capirla meglio. L'origine della nostra anima animale, e qui chi non se lo ricorda può stupirsi, Mechadash, di nuovo, l'origine della nostra anima animale è molto, 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 molto più elevata di quella della nostra anima divina. La nostra anima animale, come l'origine della nostra anima animale, è molto più elevata dell'origine della nostra anima divina. L'origine della nostra anima animale è nel mondo del Tohu e l'anima divina nel mondo del Tikkun. Per cui, cosa succede? Sappiamo che il mondo del Tohu abitano lì luci che noi non possiamo né vedere né capire né trattare perché sono luci che non hanno la possibilità di essere contenute, non hanno ordine, non sono luci non contenibili. E quando, come sappiamo in tutta la storia che lo Zohar ci racconta, che la Kabbalah ci racconta della rottura dei vasi, quando si è voluto far entrare queste luci in dei contenitori, i contenitori non erano in grado, non avevano la misura capace di contenere qualcosa di così infinito come queste luci divine. Quindi noi dobbiamo renderci conto che queste luci divine sono qualcosa alle quali noi siamo molto interessati, una cosa molto preziosa, molto elevata, ma molto ingestibile. D'altra parte, perché dovremmo rinunciare alle cose più elevate? E Dio stesso non vuole che noi ci rinunciamo. Ma allora nella sua fisica divina e celeste, che soluzione ha trovato a Kadosh Baruch Hu per arrivare a farci avere anche queste luci? La soluzione è stata che nel tentativo, e Hashem non è che si sbaglia, che oh, sono sbagliato, nell'atto che ha fatto, e non riguarda qualcosa, questo spiegheremo poi solo il passato, ma qualcosa che il mondo del Tor, qualcosa che va al di là del tempo e dello spazio, qualcosa che succede ogni momento anche qui, per cui sono forze e modalità che fanno parte della nostra vita qui e lo possiamo vedere nel nostro mondo interiore. Nel momento in cui i contenitori si sono spezzati perché queste luci erano troppo, cosa è successo di queste luci? Che le scintille si sono unite dentro i pezzi di questi contenitori e si sono sparse nel mondo creato, nel mondo materiale. Questa è stata la via di traverso in cui Dio è riuscito a far arrivare qui delle luci che altrimenti qui non potevano arrivare. Qui può arrivare solamente una forma di percezione del divino che passa attraverso a delle contrazioni successive della rivelazione di queste possibili luci, in modo che possono arrivare qua in un modo dove puoi intuire, capire, studiare che c'è Dio, ma non vederlo. Le forze più alte sono imprigionate dentro questi cocci, se possiamo chiamarli così. Per cui da un certo punto in poi il nostro lavoro è stato quello di usare il mondo materiale per liberare queste scintille, queste luci alle quali noi siamo interessate, perché sono le luci più elevate, e usandole, liberarle dalla loro prigionia e ricollegarle al divino. Quindi questo è stato il modo che Hashem ha trovato e ci ha dato come possibilità. E già la maggior parte di queste scintille sono state liberate nell'uscita dall'Egitto, ne è rimasto un numero relativamente piccolo dopo.
per la nostra, il lavoro. E questo è anche, e oggi soprattutto, il lavoro che ci compete, nel senso che il Rebbe ti spiega che siccome c'era un numero preciso di scintille da liberare, questo per quello che riguarda il mondo in generale, come lavoro è terminato. Quindi dove resta ancora il lavoro? Nella nostra terra di Israele che è dentro di noi, nelle sette nazioni che sono dentro di noi, che era come? Sette nazioni della terra, che erano nella terra di Canaan, che noi abbiamo sconquistato. E sono le stesse che noi dobbiamo conquistare dentro noi stesse, cosa che poi come conquista si completerà nella Geulah, in quanto allora saranno 10 nazioni, perché oltre al mondo emozionale lì si unirà anche la conquista di tutto il mondo dell'intelletto. Dentro di noi, adesso andiamo, arriviamo. Quindi il lavoro di recupero di questa scintilla è terminato, ma il Rebbe dice sempre dove rimane ora l'esilio? Dentro di noi. Quindi il lavoro da finire è dentro di noi. E cosa sono queste scintille di luce elevata che sono dentro di noi? Sono praticamente tutta la forza, la grande energia che c'è nell'anima animale, le sette nazioni che sono dentro di noi, i sette attributi, ma quelli malvagi, che io devo andare ad esplorare, a conoscere se voglio conquistare, scacciando l'aspetto malvagio e recuperando i tesori nascosti, l'oro dentro i muri. Perché facevano andare in giro, ha detto, portate i frutti che ci vogliono quanti uomini per portare un grappolo d'uva, per far capire quando tu hai l'impressione di che devi andare a fare una guerra come è stata quella che hanno dovuto fare con Yoshua entrando nella terra di Israele 7 anni e non era da poco. Come far venire la voglia di fare questa guerra quando vedi che il risultato ne vale la pena? Quindi quando anche tu esplori dentro di te tutte le cose che hai, ma sai che in queste cose negative che ti pasticciano la vita, ci sono dei tesori nascosti, ci sono dei frutti meravigliosi, hai anche l'impulso, la motivazione sufficiente per affrontare tutte le difficoltà che comporta questo lavoro, perché è una guerra interiore, non è facile. Il nemico è forte, sono giganti e che ci portano a dire no, no, questo non è per me. Perché tutto questo è il nostro scopo, conquistare. Però adesso già tutto il termine conquistare prende una valenza completamente diversa. E ancora una volta, quando noi riusciamo a conquistare tutto questo bene imprigionato, a rivelarlo, sarà poi il bene rivelato per tutti, comprese le nazioni, non soltanto per il nostro popolo. E ora ci è più chiaro quando qualcuno dice: ma Mosè è sbagliato, era meglio che non lo faceva. No, Mosè ha fatto bene a mandare quelle che sono chiamate spie, ma che poi sono esploratori. Perché da una parte è chiaro che non è che sono state mandate appunto perché poi potessero decidere, sì, ok, la terra che hai preparato, Shem, va bene, mi piace, l'accetto, oppure no. I giochi erano già chiusi, la decisione divina era stata presa, questa terra è per voi, punto e basta. Uno potrebbe dirti, ma allora perché mandare questi uomini, se tanto non potevano dire niente, e l'Uvdà, il fatto che hanno sì detto qualcosa, no, per piacere noi questa cosa non la vogliamo, e anche adducendo ragionamenti che avevano un loro senso, perché comunque sono stati mandati, per quello che abbiamo spiegato, è come se facessimo un esempio, ammetti che si vuole fare uno shidduch dove c'è un meccanismo, un computer che ancora non esiste, di una tale perfezione in grado di vedere passato, presente, futuro, di prendere in calcolo tutti i dati, i possibili cambiamenti di due persone, cioè di capire qual è il
match, l'accoppiamento perfetto di due persone dove anche le cose problematiche sono quelle che veramente si dove, quando, che è veramente la gioia di tutti e due. Anche se tu avessi una cosa simile, non puoi dire ok, è organizzato, ci troviamo il giorno della coppa. No, ti devi vedere, non soltanto ti devi vedere, ma devi arrivare a desiderare questo tu stesso dal basso, da te, e devi arrivare a entusiasmarti, a non vedere l'ora, perché non si può fare un matrimonio se non c'è questo, anche per Allah, anche se i genitori decidessero tutto, alla fine la sposa va detta, ha l'ultima parola. Qui noi non abbiamo l'ultima parola, nel senso che possiamo dire no, però non diremo mai no a qualcosa che noi stessi vedremo come la cosa veramente più perfetta, che come la vediamo, ho detto wow, era quello che ho sempre sognato, sento che è per me. Quindi Mosè voleva semplicemente far arrivare il popolo a toccare con mano quanto tutto avrebbe valso la pena, qualsiasi cosa, qualsiasi difficoltà, il cambiamento di vita, dover fare tutto questo, quanto valeva la pena, perché guarda i frutti che ne vengono fuori. E noi siamo piuttosto duri di cervice, per cui abbiamo dovuto fare dei bei giri, ma alla fine comunque la tattica di Mosè è riuscita, perché quando si è arrivati dopo 40 anni al momento di far entrare effettivamente il popolo di Israele, non è che hanno dovuto mandare di nuovo esploratori per gasarli, erano già gasati da tempo, addirittura da 5 minuti dopo che hanno fatto il pasticcio. E hanno detto no, hanno detto no, no, ok, adesso abbiamo capito, vogliamo andarci. E Mosè ha detto no, adesso è troppo tardi, non andateci, non è più la volontà di Dio adesso. Per cui il desiderio sì era nato dentro, e l'entusiasmo sì c'è stato. Ma ancora una volta, cosa riguarda noi questo? Che anche noi, se Mosè ha mandato questi esploratori, anche noi dobbiamo mandare dentro noi stessi un'occhiata per capire chi è il nostro nemico, come siamo fatti dentro. Tutto lo studio del Tania alla fine è questo: capire con cosa abbiamo a che fare, tutte le difficoltà con le quali ci troviamo e quali tesori, quando siamo disposti ad affrontare queste difficoltà, possiamo tirare fuori e alla fine conquistare tutto il bene che c'è, scacciando solamente il male esteriore e recuperando tutti i tesori, e questo vale assolutamente la pena. E questo è lo scopo del mondo in generale, dentro di noi e il mondo in generale. Per cui spero che adesso l'idea della conquista sia un'idea più che non ci spaventa più di tanto, e anzi che ci fa sentire che è nostro dovere continuamente fare dentro di noi questa conquista, diventare i padroni di casa dentro di noi, padroni di casa che non solo scacciano le cose che non vogliono vedere mettendole in un angolo, tipo quando scoppi e metti sotto il tappeto, lo sporco, ma anzi proprio traendo tutto il buono che c'è, in questo, e arrivando a preparare tutto un mondo. Ripeto, sarà un mondo perfetto per noi, per i Goim, per le nazioni, per tutti. Per cui non abbiamo da sentirci in colpa per nessuno, abbiamo tanto da realizzare il progetto, la volontà divina, di capirlo, di studiarlo e poi di andare con Simcha e con convinzione a portarlo in atto, l'Ezrat Hashem. Ok, allora prima di passare eventuali condivisioni, io credo che sia meglio comunque fermare la registrazione. Ah sì, brava, racconto una storia, tu l'hai già sentita, ma è una piccola esperienza, ma mi ha molto. È quando tu incontri un po' il gigante dentro di te, quelli che dici non ce la posso fare. Allora, c'è una cosa stupida nella mia vita che io mi sono sempre detto quando mi sono soffermata, non ce la posso fare. E qual era questa cosa?
Chi ha la fortuna di essere nato e cresciuto in una casa che osserva bene con precisione mitzvot, non ha il problema che io ho avuto. Io sono cresciuto in una casa dove c'era in qualche modo lo Shabbat, le feste, ma tutto insomma un po' mescolato. E certi particolari non avevano, non esistevano molto. Per cui, per quanto io ricordo, che secondo me mio padre era attento all'ordine con cui si tagliava le unghie, non mi ha mai insegnato quest'ordine, per cui io non mi sono mai abituata all'idea di dover tagliare le unghie, altro che come mi veniva naturalmente di farla una dopo l'altra. Ogni Ma forse tanto, una situazione, ma no, no, è proprio la io faccia, non so che alla quando faccia. in realtà No, no, è proprio la faccia, è dentro, è un modo in cui ti devi, cioè ha ma tutte delle solo va. delle mani o anche dei piedi? Io, per quello che so, sono Solo le delle mani, mani, vero? però non mi sono addentrata ancora Ok, così tanto, magari no, no, va ho bene. ancora da capire in questo. È un mondo che, pur sapendo che Sì. esiste, io lo mettevo appunto sotto il tappeto, tipo che non lo vedo. Finché a un certo punto dico, ma insomma, perché è un gigante che non si può? Chi ha detto che solo perché sono abituata e mi viene naturale così questa cosa dovrà andare? Si può cambiare nella vita, si deve poter cambiare nella vita. Per cui venerdì a 10 minuti prima dell'ingresso dello Shabbat decido, no, io così non continuo così. Non mi dico più sì, un giorno andrò a capire come si fa. Adesso. Quindi sono andata, sai, quando mancano 10 minuti, Figurata, 10 minuti non prima è si che hai molte prepara. possibilità, per cui apro il Google. telefonino, Google e cerco Ma basta. ordine in cui ci si tagliano. Cerco in tutte le salse e non trovo niente. A quel punto mi trovo davanti a due possibilità. O dico, vabbè, fino adesso ho sempre fatto così, per l'onore dello Shabbat me le taglio come ho sempre fatto. Oppure dico, ed è quello che ho fatto, no, se ho preso questa decisione, deve essere una cosa seria, in fondo non sono così drammatiche le unghie, non sono così lunghe, posso anche entrare in Shabbat senza farle, però non voglio più passare un'altra volta, secondo le abitudini, dando la vinta al gigante, dicendo che è più forte di lui. E ho detto, mollo l'osso, però sapendo che poi sarei dovuto andare a cercare da qualche parte, e quando ho cominciato a prendere il Shulchan Aruch, dico, non so bene dove cercare. A un certo punto io ricevo tutte le settimane delle pubblicazioni, fra le quali ce n'è una molto carina, piccola, dove c'è anche una storia sempre, tutta sulla Halakhah, ma molto piacevole. Apro prima pagina, cosa ti trovo? Tutte le regole di come ci si tagliano le unghie, comprese l'ordine con cui ce le si taglia. Io sono rimasta, ma sei gelata, quando dici... Di tutte le halakhot, la settimana che io ho deciso e ho dimostrato da Kadosh Barucho che la mia Figurati. volontà è seria e che decido che non è più un gigante, io lo affronto. Kadosh Barucho dice: Oh, l'hai capito finalmente? Ecco, sul piatto d'argento hai la possibilità. Questa è un'esperienza che deve poter caricare chiunque. Quando c'è la voce interiore, e io non so quando fare la traduzione, quando c'è la voce interiore che dice non, con tutte le sue formule comprovate ormai con grande esperienza, ci convince quanto non siamo in grado, quando uno sta lì davanti a quello e conquista, a un certo punto le strade si aprono, ma proprio si aprono, non devi neanche fare la guerra, si Sì, aprono da è solo. vero, Questa per me è stata un'esperienza forte. Che mi ha fortificato e di fatto, dopo essermi tagliato le unghie, per la prima volta mi sono fatta il disegnino, me lo sono messa in bagno il disegnino con le due manine, i numerini. E quando ho finito e vedevo queste mie unghie tagliate come la Halakhah dice: Wow, una pace, insomma, ti una stai gioia! Devo complicando. andare a vedere, io ce l'ho ancora lì segnata. Cioè, non Ma non devono puoi tagliare, essere non puoi tagliare. un tratto, Tipo, devi devi fare un. saltare. Però c'è un ordine, per Ah la mano sì? destra c'è un ordine, per la mano sinistra c'è un Ma altro per quale ordine. faccio? No, secondo È diverso solo che non l'ordine. sono come Magari mangio mandacelo. io. Sì, Quello sì, però... almeno adesso, oltre a farlo per te,
No, lo fai Ok, fare io lo anche agli faccio, ma altri. Io pure alternativamente lo sapevo che faccio tutti tutti i è giorni. diverso. Lo Io dice qua, faccio guarda, così. lo dice qua. Ecco, bravo. Mi ha spiegato, in ebraico ho spiegato. Sono stata a dovermi cercare sul vocabolario se quello veramente vuol dire mignolo, perché il dito vicino al mignolo devo capire quale dita erano. Vabbè, Quindi queste, ma Baruch mi dici Hashem. quel che si arriva alla testa Ok, e poi lo e, vabbè, raccontata la storia, adesso interrompo la registrazione e saluto tutti quelli che ci risentiremo. Stiamo al prossimo.